A tutti un cordiale saluto cari amici di Canale Zero, bentrovate e bentrovati a questi appuntamenti con le Eurovision Reaction, la serie di primi ascolti che ci condurrà e fa un po' da guida pratica per autostoppisti per quanto riguarda l'Eurovision Song Contest che si terrà nel prossimo mese di maggio a Tel Aviv. Continua il nostro viaggio nella seconda semifinale e ovviamente siete in tanti a seguirmi, grazie, naturalmente continuate ad iscrivervi perché ci sono tante altre cose che sicuramente possono interessarvi. Dalla Danimarca ci spostiamo nel paese che ha vinto il maggior numero di Eurovision nella storia, ben 7, parliamo dell'Irlanda, lei si chiama Sarah McTernan e il brano si intitola 22. Mosca! Piace questo giro iniziale. Sembra un po' lo stile delle canzoni di Elis Merton. Anche come timbro vocale. Molto semplice. Molto semplice, non so quanto efficace, però ci sta. È carina. Molto carina. Poi è simpatico questo effetto invecchiato del video. Bella l'idea di questo piano sequenza, credo, nel porto di Dublino. Canzone che secondo me nelle nostre radio un paio di anni fa avrebbe anche funzionato. Neanche sto a dire che si tratta di una dedica d'amore. Mi piace questo sound. Molto simpatico. Me la fa un po' adottare questa canzone. Io di solito l'Irlanda non la tengo tanto in considerazione. Allora, io non so, perché questa è una canzone che o ti piace o non ti piace, ed è una canzone che è difficilmente pronosticabile sul suo risultato. Io personalmente l'ho apprezzata molto, veramente molto carina, molto simpatica, molto divertente. E ci sta questo ritmo, anche se vogliamo un po' adolescenziale, che non è un male, non è sempre un male questo aggettivo, secondo me. Quindi io credo che l'Irlanda già l'anno scorso era ritornata in finale dopo una serie di colpi a vuoto e penso che possa bissare la qualificazione, almeno me lo auguro, mi auguro che ce la possa fare, perché è una canzone che non merita di rimanere soltanto in semifinale, perché ci stanno queste canzoncine che danno un po' una certa idea di ottimismo. Quindi
in bocca al lupo Irlanda, torna a dare anche un giudizio, un voto alla canzone e per me è un bel 6 più, anche con beneficio di aumentare ad un 6,5 con un secondo ascolto, e noi diamo l'appuntamento alla prossima volta. Ciao!